Ma guardate un po' che caso, guardate un po' che caso, ragazzi, cioè incredibile. Questo voleva fare simpatico, voleva fare e ha pensato, ma dai, che sono in un territorio di destra, ma guardate che la gente alla fine mi roderà, fa pubblicità locale. C'è qualcuno oggi? No, chiedo scusa. Giovanna, scusa, c'è qualcuno oggi? È venuto nessuno. Che miseria. Vabbè, avrà avuto da fare. Vedremo domani. Vedremo domani. Sicuramente sarà meglio, dai. Tempo di un po' di pubblicità sui social. Il giorno dopo, domani. Giovanna, allora, com'è andata la cassa? 5 euro. Non è... Giova, scusa, ma sei sicura? Hai lavorato oggi qua o che hai fatto? Sei stata, a fare le tue cose. Dai, bravo, insomma, dai. Ma com'è possibile, porca vacca? Dai, andiamo, dai, ma non è possibile. Terzo giorno, quarto giorno, quinto giorno, a bestia a voi, per questo titolare, in alto insieme di 100.000 iscritti, attivate la campanella per ogni aggiornamento. Non c'è speranza, mi raccomando, le notifiche, non perdetevi nulla. E quindi... Niente, questo titolare, se vi ricordate, a Pordenone aveva fatto questo cartellone all'uscita del suo locale, all'ingresso, uscite del suo locale, con scritto no, te non puoi entrare, sali se tu non puoi entrare, tutto il video è virale, tu non puoi entrare assolutamente, non viene più nessuno ed è invaso da recensioni negative di ogni tipo. Ovviamente credo che sia della parte comunque di sinistra, però insomma credo che a questo punto la gente abbia pensato, ma sai che c'è anche di destra, ma questo qua è... Che soggetto, vabbè, non è una persona seria, figuriamoci quello che mi vende, dai. Quindi si è fatto veramente una cattiva pubblicità. In realtà voleva farsi una buona pubblicità, invece l'ha fatta cattiva. E la Saris condivide queste sue parole, nel senso che ritwitta perché è contentissima della serie, senza commentare. Vedi? Vedi, ha scherzato col fuoco e cosa succede? E il fuoco ora sarebbe davvero la Saris eurodeputata. Cartello, ripeto, a Pordenone, ma hanno seguito anche tanti italiani, proprio per motivi pubblicitari, propagandistici, commerciali. Tu non puoi entrare qui dentro. Infatti non entra nessuno. E non la, va a finire che l'unica che può entrare davvero è la Saris, guarda un po'.